Bentrovate, care amiche, bentrovati cari amici di Facebook. Quarto appuntamento con la nostra rubrica, Ugasalot. Sono qua con l'amico Tonino che, Ciao a tutte. Ciao che a tutte. ci fa compagnia durante queste dirette Facebook. È un piacere, è un piacere. Lui è il nostro opinionista, passiamo, insomma, passiamo il nostro... Po e poi, diciamo, mi aiuta nella conduzione di questa... Eh, di questa diretta come dicevo oggi 30 gennaio quarto appuntamento non dimentico di salutare alfonso alla regia ciao alfonso un abbraccio e eh, veniamo a noi come sempre voi sapete che questa è una, una rubrica fatta da forensesi per eh, i forensesi insomma sono delle chiacchierate tra di noi d'altronde questa rubrica che abbiamo chiamato Casalot significa proprio quello, è un punto, il nostro punto dove incontrarci e fare una chiacchierata. Più tardi, tra qualche minuto, faremo anche il collegamento con eh, l'ospite di questa eh, giornata, che è una nostra amica Anna eh, Lovece, e, e faremo anche con lei. Andremo a conoscere quest'altra eh, forensese di origine, quest'altra nostra amica, e eh, faremo anche con lei una una chiacchierata speriamo insomma interessante e che eh, possa eh, farci un po' di compagnia in questa domenica fredda di gennaio l'ultima domenica eh, oggi eh, allora 30 gennaio abbiamo detto 29 30 e 31 gennaio sono i giorni cosiddetti tonino no, della, della merla i giorni della merla, della merla questi, questi tre giorni la tradizione dice che ci dovrebbe indicare come sarà la primavera. Come sarà la primavera, come Se proseguirà, sarà quindi dà dare indicazioni per quanto riguarda il meteo. Il meteo. Il sì, meteo. Sì. Ma, ma lo sappiamo perché si chiamano i giorni della merla, Tonino? No, io no. Allo, allora, vogliamo approfittare, diciamo eh, questa cosa qui. Perché, si chiama il, della perché merla. i giorni della merla? Perché, eh, diciamo, tradizionalmente, ma non è così, credo ormai. Da, eh, da tempo insomma sembra che siano i tre giorni più freddi del, dell'inverno ed è successo che proprio perché in questi giorni eh, iniziando quindi il 29 nel passato insomma così narra la leggenda che poi comunque ci sono molte versioni eh, poi cambia da zona a zona il, eh, sembra che per il freddo in questi giorni noi dobbiamo tempeste, seguire quello che ci dicevano i nostri genitori no, ma poi, lo, poi magari lo aggiungo poi magari poi lo aggiungo e lo, e lo dico eh, poi, magari anche i nostri amici che ci ascoltano, se hanno delle varianti, insomma, ci possono sempre suggerire Beh, e ci possono tempi, correggere perché noi, forse. Siamo di questi temi ci sono tante varianti. Ma non so, <ride> esatto. <ride> esatto. Eh, dobbiamo insomma ricorrere a quelli che sono i nostri ricordi, a quelle che è la nostra memoria. però sembra che i tre giorni della Merla si chiamano così perché una volta eh, i Merli. Eh, sembra che avessero le piume bianche e, e soffici, o cosa è successo? Che in questi giorni c'è stata una bufera di neve quindi automaticamente la merla con i suoi pulcini. Non so, crede che i figli della, della Merla si chiameranno pure Pulcini, eh, si sono rifugiati in un comignolo ah. perché lì stavano a Calduccio nell'attesa che passasse quindi la, la, la bufera la, la, bufera, la, la tempesta. Eh, cosa è successo? Che poi la tempesta si è calmata il primo febbraio e loro sono usciti e quando sono usciti giustamente la fuliggine ha cambiato il colore delle, delle loro piume. Eh, da quel momento i merli diciamo, sono diventati neri. neri, ecco perché si <ride> chiamano.